Ciao a tutte ragazze, io sono come sempre Berta Filava. Prima di guardare il tutorial di oggi, vi invito a collegarvi su Facebook alla nostra fanpage Berta Filava e ad iscrivervi al nuovo gruppo Facebook AliExpress / Amazon per creative by Berta Filava, dove troverete tutti i link per poter acquistare i materiali da noi usati sui nostri tutorial. Vi lascio la visione del video. Grazie a tutte e alla prossima. Ciao a tutte, eccoci qua sul nostro tavolo da lavoro. Questo è il mio schemino ed è uno schemino dentino. Nella prima parte del tutorial vedremo proprio come creare praticamente la base e poi vedremo come usare tutti gli altri pezzi per trasformarli in personaggi natalizi. Vi metto lo schema in alto a destra, ripeto, in questo tutorial, come dicevo nel video della ghirlanda, andiamo a creare questo tutorial per i prossimi 2-3 tutorial andremo a creare dei personaggi simpatici alternativi al solito Babbo Natale e gli altri personaggi. Andiamo a creare una base dentino che sarebbe quello sopra ovale. Vediamo se riesco a farlo. Sì, c'è già. Aspettate che vedo, mi sembra che è un pochino sfocato. Ok. Tagliamo due pezzi di panno Renci e prendiamo ovviamente il nostro filo. Io con uno spillo mi blocco le due parti. Mi raccomando, ve lo sto facendo con quello leggero e facciamo tutto il perimetro della nostra basetta dente. Ho pensato di creare un video, ecco, inseriamo l'ago, scusatemi. Facciamo entrare il nostro nodino così. E facciamo passare il filo. Questo è il nostro punto festone. Quindi mettiamo l'ago e facciamo passare il filo così velocemente su tutto appunto il perimetro della nostra creazione. Come vedete, siamo partiti a metà di un lato della nostra creazione. Vi faccio vedere poi perché, leggermente sopra rispetto ai piedini del nostro dentino. Ho creduto opportuno dividere questi tutorial. Perché praticamente uno perché sennò diventavano troppo lunghi e poi perché praticamente volevo un attimino lasciare tra virgolette in separata sede anche il dentino come la ghirlanda perché in questo periodo va parecchio il dentino porta dentino appunto e quindi potreste fare questa stessa creazione ovviamente aggiungendo gli occhi che trovate nello schema e la boccuccia e mettere dietro una piccola taschina. E appunto per inserire il dentino del bambino quanto cade. Comunque, facciamo aspettate, ok, ogni tanto questa si è piantata un attimo, scusatemi, l'immagine, meno male è ripartita. E ripeto, facciamo praticamente il punto festone su tutto il nostro perimetro. Ripeto, saranno 2-3 video natalizi con piccole miniature riferite appunto ai denti. Vi farò vedere come trasformarlo in natalizio. Qualcosa è già presente nello schema, qualcosa ho ritenuto non necessario metterlo nello schema e vi faccio vedere come fare. Pian pianino, infiliamo l'ago, facciamo passare il filo ed tiriamo ago. Filo e tiriamo, mettiamo l'ago, passiamo passare il filo e tiriamo così. Ok, tiriamo. Ci fermiamo qui, per questo vi dicevo di partire dalla metà, perché per comodità andiamo intanto ad imbottire i piedini del nostro dentino, perché così c'è più comodo. Quindi mettiamo un po' di imbottitura lì dentro e poi finiamo a cucire. Quindi facciamo un attimo, infiliamo bene bene la nostra imbottitura. Come vi dicevo negli altri video, io sono imbottitura presa dall'interno di un cuscino allergico. Ok, prendiamo il nostro ago e filo e ricominciamo. Ago e facciamo passare il filo, ago e facciamo passare il filo, state attento che il nodino che si crea rimanga lateralmente, cerchiamo di essere abbastanza precise nel nostro punto festone,
ma anche se siete alle prime armi, vedrete che il risultato sarà molto simpatico. Ovviamente questa sarà una ghirlanda che andrà in uno studio dentistico, ed ecco perché il tema ghirlanda è appunto denti. Quindi mi sta finendo il filo, cerco di resistere un altro pochino con questo pezzo di filo in modo che vado a imbottire tutto il dente e poi proseguo. Iniziamo a inserire. Aspettate che faccio il nodo e levo l'ago perché non ha senso. Ok, e ricomincio a bottire. E questo è quanto. Mettiamo la nostra imbottitura bella bella. Sopra ne mettiamo un pochino di più che venga bella ciocciotta, in modo che abbia proprio l'effetto dente, quindi parte larga e parte stretta. Fra un po' fermerò l'immagine e poi ci vediamo praticamente nella parte natalizia. Quindi vedete, questo è proprio lo schemino semplice denti, come viene al dentino, lo schema proprio del dente. E poi le andremo a trasformare i natalizi nei vari personaggi natalizi. Ovviamente ci saranno anche altre cosette carine. Quindi inseriamo e facciamo passare. Mi raccomando, lasciate tanti like e veniteci a trovare su Facebook. E non perdete il prossimo video, appunto, per quando trasformeremo proprio questo dentino in personaggio natalizio. E non perdete la base ghirlanda che avete già, che è stata già messa online. Ovviamente il collegamento lo trovate sotto là in alto a destra. Eccolo qui il nostro dentino, è carinissimo, vedete. Io intanto, aspettate, mi preparo, vi faccio vedere cosa prendere successivamente per il prossimo video. Dovete prendere questa mezzaluna, questa è comunque un pezzo natalizio, vedete. Io ne ho intanto creati alcuni. Ci vediamo nel prossimo video. Intanto taglierò qualche mezzaluna rossa.